state zitti, state bravi, non gli date soddisfazione. L'adeguamento delle tasse deve essere finalizzato alla conoscenza. Io voglio sapere cosa pago con le mie tasse. Voglio saperlo, perché se con le mie tasse io pago l'acquisto di F-15 per bombardare l'Iraq o l'Afghanistan, se con le mie tasse devo dare 1 miliardo per i rimborsi elettorali ai partiti, se con le mie tasse devo dare 1 miliardo ai giornali perché sono sovvenzionati anche loro, allora io mi pongo un problema, forse io non li ridò più, allora me lo dici prima dove vanno a finire le mie tasse. Lo voglio sapere prima, è un principio di democrazia, no? E allora noi che cosa facciamo? Entriamo nei comuni, vediamo i soldi, portiamo fuori i bilanci e decidiamo noi che cosa pagare o che non pagare. Abbiamo i referendum propositivi, possiamo fare la gronda, possiamo fare una strada del cemento, possiamo fare quello che vogliamo, ma lo dobbiamo decidere noi. Voi dovete decidere il vostro destino di questa città. Questo è un passaggio epocale, non c'è mai stato. Io do una mano, io non sono candidabile, io sono solo dietro, do una mano, vengo con un furgone e mi dicono se pago le tasse, ci mancherebbe, sono stato arrestato 2 volte io dalla finanza se non pago le tasse, perché ho fatto dei monologhi sulla finanza, mi hanno controllato anche il pelo dell'ultimo buco di culo, ma meno male che ho tutto perfetto e sono orgoglioso. Sono orgoglioso, ma stiamo scherzando, io mi faccio pagare. Ma allora perderebbe tutto il senso se io vengo qua a pagamento, perderebbe tutto il mio entusiasmo. Io potevo farmi pagare 20 volte andando in televisione e stando facendo quello che facevo prima. 20 volte avrei guadagnato. Ma ci credo perché qui siete tanti e avete capito che prima non c'era un'alternativa tra PDL, PDL, PD-L e UDC. Ora c'è un'alternativa. C'è, voi avete una cosa meravigliosa, ma non pensate di mettere una croce sul simbolo e stare lì a guardare cosa fanno, dovete lavorare anche voi, dovete mettervi in gioco un pochino, io con tutti i miei difetti, io mi sono sempre messo in gioco, sono un comico, per una battuta mi farei uccidere. E l'ho anche dimostrato in televisione sui socialisti, ho detto delle battute e lo sapevo che mi facevano il mazzo, mi hanno mandato via dalla televisione, ma chi se ne frega, io sono qui e i socialisti non ci sono più, che cazzo allora il rischio ogni tanto paga, allora dovete rischiare anche un po' voi, dovete rischiare anche un po' voi, perché non basta più, tengo famiglia, tengo lavoro, c'ho il mutuo, se voi mettete una sigla qua non mettetecela piuttosto. Non ve la chiedo, ma se ce la mettete dovete cambiare, rischiare qualcosa, se vedete qualcosa, venire ai loro raduni, guardare in internet, informarvi, cambiare il modo di comprare, di muoversi, di bere l'acqua in plastica, fare qualcosa. Allora funziona. Se ci siamo tutti funziona, se li lasciate da soli non può funzionare. E allora non sei, io credo che questa magnifica ragazza che hanno scelto loro, che ho conosciuto stasera, che sarà difficile che diventi sindaco, io me lo auguro con tutto il cuore, ma qui avete dei marpionacci, avete un sacco di gente, sono sempre quelli lì, hanno fatto un sacco di liste finte per togliere i voti dagli altri, hanno già patteggiato e si sono messi d'accordo chi fa l'assessore, il consigliere, chi gli danno quella carica, hanno già fatto tutti i giochini, è una destra che ma destra e sinistra non cambia niente, sono medici che vengono lì perché il medico ha una funzione sociale, gli unici inutili che sono in questo paese qua, in questa città sono le farmacie, vuol dire che voi dovete ammalarvi perché le farmacie devono vendere delle cose e il PIL va su, tutto il resto è una catastrofe economica, avete 2.000 euro a testa di debito, avete 60 milioni di debito, andate verso 80 milioni, ma che cazzo state lì a fare? E allora c'è il modo di cambiare? Sì, allora adesso c'è, prima non c'era, adesso potete fare e votare un saltino nel buio, perché non siamo perfetti, però se entra uno di loro, basta uno, un consigliere o due e entrano, sono teste d'ariete che entrano dentro, filmano i bilanci, mettono tutto in rete,
portano nomi, cognomi, appalti, società, creano trasparenza, sono finiti. Basta uno di queste persone e dovete farlo voi. Io arrivo fino a un certo punto, dovete farlo voi. Quindi il discorso è non lasciateli soli. Potete solo scegliere, ve lo dico, tra un piccolo salto nel vuoto che siamo noi o un suicidio assistito che sono gli altri. Ora ve li presento. Mentre si presentano io vado a parlare con quello. Venite, dai. Allora.